Le città nuove fondate dai feudatari, l'analisi di un saggio sullo sviluppo della Sicilia orientale. Una terra in città, le nuove fondazioni della Sicilia orientale di età moderna, il tema rappresentativo della copertina del libro a cura di Francesca Gallo e Salvatore Santuccio, Morrone editore. Questo saggio ottempera una disamina in una prospettiva di analisi storico-comparativa applicata al fenomeno delle città nuove fondate da antichi feudatari. Il volume raccoglie gli atti di un convegno tenuto a Priolo il 23 ottobre del 2021. La presentazione del saggio è avvenuta nella sede con apertura provvisoria dell'archivio di Stato di Via Panico a Siracusa. I lavori hanno visto i saluti istituzionali della Presidente del Comitato Dante Alighieri di Siracusa, la professoressa Maria Teresa Mangano, e della direttrice dell'Archivio di Stato, professoressa Olga Salemi. Hanno conversato con i due curatori, gli storici Rosa Savarino e Marco Monterosso. Ma sentiamo il professore Santuccio. Noi abbiamo tentato di individuare il feudo, la nascita del feudo Gargano, quindi nascita proprio di Priolo, all'interno di un contesto storico, quindi nascita di nuovi comuni. Il comune di Priolo è un comune che nasce nel 1807 con l'inizio dell'itinerario, nel 1809 ha la licenza popolani. E abbiamo tentato di far capire come Gargallo ha l'idea di costruire una città che vada da una parte a suo vantaggio ovviamente, dall'altra parte a vantaggio di alcuni cittadini. Cosa vuol dire a suo vantaggio? Vuol dire che effettivamente lui otterrà due cose: le tasse che i cittadini pagheranno andranno direttamente a lui, e lui otterrà un seggio parlamentare a Palermo. Dall'altra parte darà una casa e un territorio ai cittadini. Questo studio, che è uno studio molto importante per la cittadinanza, è stato inserito in uno studio che riguarda tutta la Sicilia orientale, proprio per dare il senso non solamente di quello che è la nascita di un comune solitario, ma anche all'interno di un contesto storico molto importante.